capitato alcune volte nel corso degli anni di incontrare degli studenti che sono stati appunto miei studenti magari molti molti anni prima ed avere un ritorno di più che positivo, quindi fuori contesto, senza nessun tipo di bias legato a dover fare l'esame con me. Il mio percorso che mi ha portato ad essere attualmente la prima direttrice del Dipartimento di Chimica Materiale e Ingegneria Chimica e sono anche professoressa ovviamente di ordinaria di Scienze e Tecnologie dei Materiali a Politecnico di Milano nasce da lontano. La mia passione per l'ingegneria e quindi per questo percorso di studi, che è quello che poi ho fatto, perché mi sono laureata in ingegneria chimica, nasce da lontano, sicuramente anche legato a esperienze a me vicine di alcuni miei familiari che avevano fatto un percorso analogo e che mi aveva sempre affascinato. Per cui di fatto io ho scelto di fare ingegneria a cavallo tra la fine delle elementari e l'inizio delle medie. Il ruolo del direttore è molto complesso e variegato e sicuramente negli ultimi 2 anni io ho iniziato questo, il mio mandato poco prima dell'inizio della pandemia è stato sicuramente ulteriormente impegnativo e anomalo rispetto a quello che è un percorso di direzione, diciamo così, in tempi pre-pandemia. Ma a prescindere dalla pandemia è sicuramente un ruolo molto impegnativo e che permette di avere una visione interessante e diversa, nel senso che si vedono e si conoscono a parte persone ma anche competenze di altri al di fuori di quello che è il proprio ambito preciso di ricerca. Il mio dipartimento è molto numeroso come docenti e come assegnisti ricercatori, siamo complessivamente oltre 500 persone che attivamente fanno ricerca nei laboratori e negli spazi del dipartimento. E le traiettorie di ricerca sono ovviamente molteplici, ci sono ovviamente dei temi che sono un po' trasversali alle diverse competenze del mio dipartimento che hanno a che fare con i temi caldi di questo momento, per cui la transizione energetica, la sostenibilità declinata ovviamente in quelle che sono le competenze del mio dipartimento. Essere donna in un ambiente comunque ancora fortemente a connotazione maschile permette secondo me di avere una visione un po' diversa, con un approccio differente anche ai problemi, all'interazione con le persone e indubbiamente qualche criticità la comporta e l'ha comportata. Il mio dipartimento tra i dipartimenti di ingegneria è forse uno di quelli che hanno la maggior componente femminile, per cui non sono una mosca bianca, siamo tra professoresse ordinarie quasi il 30%, che forse per l'ingegneria è quasi un'anomalia, e non è che anche questo sicuramente porta con sé il fatto che io sia l'unico direttore donna, essendo noi più numerose che in altri dipartimenti. Allora, il mio luogo del cuore a Politecnico, ma ne ho più di uno, sicuramente è il mio laboratorio, che è peraltro in un'altra struttura, non questa in cui siamo ora, che condivido con colleghi e molte colleghe e che quando abbiamo ristrutturato abbiamo anche integralmente dipinto di rosa, comprese le porte, per cui per dare un ulteriore tocco rosa al laboratorio, proprio materialmente. E altri luoghi del cuore sono legati alla dove ci siano delle opere di titanio anodizzato che sono state realizzate da mio padre con l'aiuto anche mio e di altri colleghi, in particolare quelle che c'è in rettorato nella nicchia centrale. Il consiglio che darei alla prossima studentessa che potrei avere di ingegneria chimica, di ingegneria di materiale o anche di design, perché io insegno anche alla scuola del design, è quello di trovare la propria via appassionandosi a quello che si può incontrare lungo il proprio cammino universitario.